associazione di pazienti ci auguriamo che dopo l'EASL 2015 che si è tenuto a Vienna, dove si è riunita tutta la comunità scientifica, si occupa della patologia del fegato, della problematica epatiti, che ha preannunciato queste nuove linee guida, quindi, che riguardano il trattamento dei pazienti, ci auguriamo che l'agenzia dei farmaci prenda in considerazione. Ma che dicono queste nuove raccomandazioni EASL sul trattamento? Che andrebbero prese in considerazione, oltre ai casi gravi F3, F4, quindi cirrotici o malattie extraepatiche, come vediamo oggigiorno le persone che hanno accesso sono queste in Italia, i 6 criteri AIFA, oltre ai trapiantati in attesa di trapianto, ma anche chi ha coinfezione da HIV, coinfezione da HBV e donne, soprattutto una nota importante a cui io tengo moltissimo e che ho detto già nei mesi precedenti, donne che sono in età fertile e che vorrebbero un bambino. È opportuno dare una terapia a una donna che in età fertile vuole avere una gravidanza, in modo che possa evitare anche il contagio al proprio figlio, anche se il contagio è molto basso, come indica la comunità scientifica.